Sì, grazie Presidente. Per quanto ci riguarda, e la domanda che ci siamo posti è: ma come si fa ad avere fiducia un governo così? Come si fa ad avere fiducia un governo che non c'è, un governo che ha, siete solo uniti da che cosa? Dalla paura di Matteo Salvini, siete uniti solo dalla paura di un governo e dal volontà del popolo di avere un governo diverso, per cui siete uniti dalla poltrona. Un governo che blocca il paese, un governo che blocca il paese, che da agosto ad oggi l'unica cosa che sapete fare è portare la questione di fiducia perché non siete uniti. Due partiti, il partito della decrescita felice, che adesso si sta rendendo conto che cos'è la decrescita felice, e dall'altra parte il partito delle tasse, ma come si fa ad avere fiducia in un governo composto da questi due soggetti, che fino all'altro ieri in televisione eravate lì uno contro l'altro, e Zingaretti contro Di Maio contro Zingaretti e Renzi, siete uniti da che cosa? Non avete una visione, avete quotidianità, sole quotidianità, due pacchi così di mille proroghe. E a chi vanno queste cose qui? Non avete visione, vedete solo a domani mattina, è d'agosto che siamo fermi in questo paese. Fuori c'è una situazione completamente diversa, non siete neanche presenti qui. Siete veramente qualcosa di inaudito. Per cui, per quanto ci riguarda, un governo così andrebbe, altro che fiducia, andrebbe mandato a casa subito, immediatamente. Bravi, sono contento che ci applaudite. Guardate, io mi rivolgo soprattutto ai 5 Stelle, forse il vostro obiettivo di portare il Paese alla decrescita felice lo state proprio facendo. È il vostro obiettivo, il Paese vuole qualcosa di diverso. Grazie Presidente, speriamo di votare presto.